Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come si cambiano le destinazioni sul display del bus. Bene, questo per fare qualche screenshot, qualche foto da poi pubblicare sui portali per chi si avesse fatto la propria livrea, tipo il nostro amico Luca che ha appena fatto le livree di Milano e vuole anche modificare il display per un risultato migliore. Allora, cartella OMSI. Doppio clic, vehicle. Andiamo su un bus che di sicuro abbiamo tutti perché è quello che c'è quando compriamo il gioco. MAN NLNG. Doppio clic. Ecco qui, tanti file con estensione .off, H-O-F. Andiamo su Grundorf, facciamo doppio clic, vi verrà fuori questa schermata qui. Con cosa vuoi aprire il file? Con il blocco note. Se non viene fuori il blocco note, fate altra app. Io qui ho anche un Hof Editor, è un altro metodo alternativo per fare questi file destinazione. Per il momento non ci serve, facciamo le cose basi, quindi lo vedremo magari più avanti. Scegliamo blocco note e ok. Adesso ogni volta che farete clic su un file off, si aprirà automaticamente il blocco note. Bene, ecco qui, Add Terminus All Exit sono le destinazioni, quelle che noi vediamo sul bus quando selezioniamo il terminus. Qui è l'inizio, tante destinazioni un po' fittizie perché la mappa Grundorf ha solo una linea, comunque vabbè, lasciamo stare, questo è l'ultimo. Tolto il tutorial, Add Terminus All Exit. Bene, allora cosa facciamo? Facciamoli, lo trasciniamo, Ctrl C, ci mettiamo qui, Ctrl V, lo abbiamo duplicato. Ok, allora come vedete qua ci sono dei numeri, la prima riga sono numeri sequenziali di OMSI che non ci interessa. Bene, 49, noi qui ci mettiamo il 50. Bene. Fahrschule è quello che noi vedremo dentro il gioco, la linea di destinazione. Allora proviamo per esempio a cambiarla in linea 2. Ok, quello che noi dobbiamo toccare è e qui sì, linea 2 è lo stesso, tanto per farlo contento. Quello che noi dobbiamo modificare è la terza e la quarta riga. Allora, qui possiamo metterli via Don Sturzo e sotto per Mestre FS. Bene, fine. Si salva, lavoro finito. Qua sul display ci verrà fuori via Don Sturzo per Mestre FS in due righe. Ma allora arriva una domanda. Come faccio io, se ho una destinazione unica, a fare la scritta lunga e che mi prenda tutto il display? Ok, benissimo. Riprendiamo il nostro 49, Ctrl C, quindi copia. Ctrl V, ne facciamo un altro. Qui mettiamo 51. Qui mettiamo linea Venezia. Qui sotto. Linea Venezia. Bene, dobbiamo adesso in questo momento editare solo la terza riga. 1, 2, 3. Venezia, tutto grande. La quarta la cancelliamo, ma lasciamogli lo spazio. Non facciamo così, mi raccomando, lasciamogli lo spazio. Basta. Questi due li possiamo al momento lasciare. Basta, finito. Salviamo. Andiamo in gioco.
bene. Apriamo il bus. Il man. Abbiamo editato qui GNLN, stessa cosa. Depot Grundorf, eccolo qui. Che sarebbe Grundorf.hof. Ok. Eccoci qui, accendiamo il bus, bene, eccoci qua, terminus, andiamo a vedere giù, linea 2 e linea Venezia, eccole qui, linea 2 adesso ci farà due righe, Don Sturzo per Mestre FS, eccolo qui, li aggiungiamo sul line, li mettiamo due, eccolo qui. Mentre se vogliamo la linea Venezia, eccola qui giù. Vedete? Ci prende tutta la riga. Vogliamo togliergli il 2? Togliamogli il 2. Vogliamo mettergli il 2? Gli mettiamo il 2. Bene, operazione completata. Ovviamente questa cosa, questo file grundorf.off che abbiamo editato dentro questo man nlng, copia e incolla su tutti gli altri bus che volete. Basta, molto semplice. Un saluto, alla prossima.